Buona giornata da Orlando Borini e benvenuti a Pianeta Sport. Grande ciclismo in quest'ultima puntata con la 94esima Trevalli Varesine, gara ciclistica premondiale per i professionisti. Siamo a Luino, sulle sponde del Lago Maggiore, a pochi chilometri dal confine svizzero. Operazioni preliminari di partenza che si sono tenute nel caratteristico palazzo comunale Crivellini-Serbelloni. Le immagini si riferiscono a questo bel palazzo posto sulle sponde del Lago Maggiore. Immagini di Luino, sede di partenza, giornata purtroppo autunnale come potete vedere. Andiamo a dare un'occhiata al percorso di questa 94esima Trevalli Varesine. Si partirà da Piazza Chirola, i primi chilometri saranno percorsi attorno alla città di Luino. Saranno da compiere tre tornate da 9 km l'uno. Al termine del terzo passaggio, a Luino, sarà posto il primo traguardo volante della gara offerto dall'Avis del gruppo sportivo di Luino. All'uscita del circuito iniziale si toccheranno i paesi di Mezenzana e Grantola. A Ganna si inizierà l'impegnativa salita che porterà la carovana al Gran Premio della Montagna dell'Alpe Tedesco. Gran Premio della Montagna offerto dalla Comunità Montana del Piambello e la Comunità Montana delle Valli del Verbano. Dopo il Gran Premio della Montagna si scenderà a Quasso, poi si passerà da Bisoschio e Arcisate per entrare a Varese per gli ultimi chilometri interamente nella città Giardino. 10 giri da 12 km a tornata per un totale di 208 km complessivi con arrivo posto in via Sacco. Ospite della società ciclistica Alfredo Binda, Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, che darà il via a questa 94esima Trevalli. Siamo sul pullman della Stana che ringraziamo per l'accoglienza. Vincenzo Nibali, impegnato nell'apporre il numero 1 sulla maglietta di appartenenza. Pubblico che ha già preso d'assalto il pullman del vincitore dell'ultimo Tour de France. Ora vi lascio alle interviste pre-gara realizzate come sempre da Pier Giuseppe Poggia. Siamo con Marino Amadori prima della partenza della Trevalli. Intanto un bilancio delle due gare appena fatte del Trittico Lombardo. Beh, un bilancio positivo, siamo qua con questi ragazzi in prospettiva del campionato del mondo per farli rifinire la preparazione che abbiamo fatto anche in altura per vedere un attimo a che livello sono. Abbiamo fatto delle discrete gare, ieri si sono mossi molto bene, Moscone e Andretta hanno fatto un'ottima gara, Velasco che è un giovane in prospettiva futura che ha fatto una bellissima gara anche lui. Adesso oggi abbiamo dei ragazzi a cui dobbiamo scegliere praticamente le riserve anche noi, vediamo oggi come viene la corsa e che risultato avremo. Grazie, in bocca al lupo. Che crepi che ne abbiamo bisogno. C'è anche Davide Viganò. Applauso per Davide Viganò, Brianzolo di Karate Brianza. Stefano Zanini, tecnico della Stana, il percorso di questa Trevalli Varesine. Percorso decisamente tecnico, duro nella parte finale soprattutto. Anche vabbè, nella prima parte troviamo la salita di Grantola e poi dell'Alpe Tedesco, però non credo succedano cose particolari. Nel finale sicuramente la corsa si farà dura, speriamo che il tempo non contribuisca a questo, speriamo che non piova e niente, credo che sarà una bella Trevalli. Tutti gli occhi sono puntati naturalmente sul vostro leader, su Vincenzo Nibali. Sì, Vincenzo sta preparando i mondiali, ha centrato un obiettivo grandissimo che è il Tour de France. Adesso sta appunto preparando i mondiali, oggi ci tiene a far bene, vogliamo far bene, perciò speriamo di avere un po' di fortuna. I ragazzi ci sono, hanno voglia di lottare, perciò sarà una bella Trevalli ancora. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Signore e signori, applaudite il vicentino Filippo Pozzato. Ecco. Giovanni Visconti, sarà una gara in preparazione al mondiale, questa di oggi la Trevalli, oppure punterai al risultato? Ma è un po' entrambe le cose. Spero di poter fare una bella gara per andare via con il morale giusto. Ho avuto un problemino con la gola negli ultimi giorni, però spero che non sia niente di particolare. Ci proverò.
speriamo esca il sole allora. Ah, quello oggi la vedo dura, l'importante è che non piova forte, che non faccia freddo, poi è uguale per tutti. Grazie. Applauso Bonifazio, primo Alissone ieri, applauso Bonifazio. Davide Cassani, è a suo agio più con il microfono o seduto in ammiraglia? Sai, con il microfono ci sono stato 18 anni, questa è una nuova esperienza, però è il mio mondo, sono stato corridore 15 anni, ho partecipato a 9 mondiali come corridore, quindi è un ambiente che conosco abbastanza bene, anche se devo essere sincero, sono abbastanza teso per questa mia nuova esperienza. Beh, con i maestri che ha avuto, uno su tutti naturalmente, a Martini, certamente non potrà deludere i tifosi e le aspettative che ci sono attorno alla squadra azzurra. Ce la metteremo tutta, cercheremo di dare il nostro meglio e quindi vincere un mondiale è sempre difficile, soprattutto adesso, però cercheremo di correre con onore, con dignità e con onestà, come mi ha sempre detto Alfredo Martini. Grazie. Ringraziamo Pier Giuseppe Poggia per le interviste che ha realizzato pochi minuti prima del via sul lungo lago di Luino. Presente alla partenza una troupe cinematografica asiatica che seguirà le prime fasi di gara di questa 94esima Trevalli Varesine. Renzo Oldani, presidente della società organizzatrice, con Roberto Maroni, il presidente della Regione Lombardia, tra poco abbasserà la bandierina e si partirà per un breve tratto dove la carovana procederà a passo turistico fino all'uscita di Luino, dove si partirà ufficialmente. Ore 11.30 viene data la partenza, mentre in precedenza abbiamo visto il drone per le riprese dall'alto, l'elicottero della RAI che seguirà questa manifestazione quest'anno premondiale. Al termine della gara il commissario tecnico della Nazionale Cassani farà i nomi che porterà ai mondiali di Ponferrada che si svolgeranno domenica 28 settembre. Il sindaco di Luino, il signor Andrea Pellicini, al lato della strada che guarda lo spettacolo della Trevalli. Tre giri da 9 km attorno a questa bella cittadina sulle sponde del Lago Maggiore. In fondo al gruppo troviamo un ex grande ciclista, Guido Bontempi, ottimo velocista, che oggi ha il compito di radioinformazione. Siamo sempre in fondo al gruppo con il presidente della società ciclistica Alfredo Binda, Renzo Oldani alla guida del mezzo, al suo fianco Roberto Maroni. Grande spettacolo per la Trevalli Varesine con grandi personaggi. Ottima la cornice coreografica per questi primi chilometri di gara con i ragazzini delle scuole al lato della strada a fare il tifo a questi corridori che sfrecciano ad andatura molto alta. Partenza a testa bassa e grande spettacolo a Luino. Siamo giunti al chilometro 28 di gara sul lungo lago di Luino e posto il primo traguardo volante offerto dall'Avis. Passa per primo il corridore della Stana, Ruslan Trubayev, che prende un centinaio di metri sul gruppo che alle spalle del corridore della Stana procede compatto. Siamo ancora in fondo al gruppo, sulla miraglia della Nere Sottoli, troviamo il direttore sportivo Luca Scinto. Quando usciamo da Luino e ci dirigiamo verso Germignana, poi Masenzana, dove la strada inizierà a salire verso Cunardo. Da Cunardo si andrà a Ghirla, in località Ganna, la strada inizierà a salire verso l'Alpe Tedesco, dove è posto il Gran Premio della Montagna dopo 50 km di gara. E le immagini si riferiscono alla scalata del Gran Premio della Montagna dell'Alpe Tedesco. All'inizio della salita evadono dal gruppo sei corridori: Nikolaj Mikhailov, Thomas Sprengers, David Della Cruz, Alexander Diachenko, Marcos Garcia. 2 minuti e mezzo il vantaggio di questi corridori quando siamo a metà di questa salita.
Giungiamo in prossimità dello scollinamento dell'Alpe Tedesco con due corridori che allungano leggermente sui compagni di fuga. David Della Cruz va ad aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna offerto dalla Comunità Montana del Piambello. In seconda posizione transita il corridore della Stana, Alexander Diacenko, 50 metri di vantaggio di questi due corridori sui compagni di fuga. Dopo poche centinaia di metri dal Gran Premio della Montagna, il gruppetto di testa si ricompone quando si scende la valle fino a Quasso. Dopo Quasso si giunge a Bisuschio con Diacenko, Della Cruz, Sprengers, Mikhailov, Carboni e Garcia che hanno 2 minuti e 50 su due corridori che inseguono e si tratta di Mirko Tedeschi della Neri Sottoli e Smorzek della Androni Giocattoli. Il gruppo ora inquadrato ha un ritardo di circa 4 minuti come lo scollinamento dell'Alpe Tedesco. Gruppo guidato da Sagan della Cannondale, poi abbiamo visto in seconda posizione Luca Paolini e gli uomini della Orica che si stanno portando nelle prime posizioni del gruppo. E con le immagini ci siamo portati all'inizio del circuito finale. Passiamo davanti al Palazzo Comunale dove all'interno si trovano gli splendidi giardini estensi che vi consiglio di visitare se siete nei dintorni di Varese. Giardini estensi con la sua splendida villa, meta di molti turisti durante tutto il periodo dell'anno. Siamo in via Marcobi, dove si concluderà questa 94esima Trevalli Varesine. Abbiamo visto il commissario tecnico della nazionale italiana Davide Cassani pronto per seguire le ultime fasi di gara interamente nella città giardino. Passano sotto l'arrivo i sei fuggitivi. Ci troviamo nel cuore di Varese dove lo scorso 29 giugno si sono svolti i campionati italiani delle donne juniores e donne elite con arrivo nella centralissima piazza Montegrappa con l'organizzazione sempre dall'Alfredo Binda. 78 i chilometri che la carovana ha percorso fino a questo punto alla media oraria di 41,2. Passa il corridore dell'Androni Giocattoli Smrozek con un ritardo di 1 minuto e 55, mentre ha perso qualche metro il corridore della Neri Sottoli Mirko Tedeschi. Il gruppo passa con un ritardo dalla testa di 2 minuti e 39 secondi. Questo è il campione di Colombia, Rubiano Chavez. Sette tornate al termine, perdono contatto con i fuggitivi Carboni e Sprengers. Al comando rimangono Della Cruz, Alexander Diacenko, Nikolaj Mikhailov e Marco Garcia. Quest'ultimo va a vincere il traguardo volante offerto dalla Panathlon Varese, mentre il gruppo recupera terreno e si porta a 1 minuto e 20 dai fuggitivi, che sono rimasti solamente in 4, quando mancano ancora 84 km al termine. Siamo nel corso del quarto passaggio, dopo 125 km dalla partenza si vede un timido tentativo d'attacco di Vincenzo Nibali, oggi al via con il numero 1. Gruppetto di 8 corridori con Nibali, vi è anche Jonan Van Zyl, il canadese Christian Meyer, Damiano Caruso della Cannondale, Jonathan Monsalve della Neri Sottoli, con il numero 34 Christian Durasek, vincitore della Trevalli dello scorso anno, con arrivo a campione d'Italia.
Paterchi della CC Polsat e chiude questo gruppetto Luca Chirico. Otto corridori che inseguono i quattro fuggitivi, ma anche il gruppetto di Nibali viene ripreso quando si sta concludendo il quarto giro, mentre cala a soli 56 secondi il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. Abbiamo visto il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, per la conclusione di questa 94esima Trevalli Varesine, trofeo Regio in Subrica e ultima prova del trittico che comprende la Bernocchi e la Coppa Agostoni. Passano i fuggitivi in via Marcobi, il gruppo è in forte rimonta e si porta a solo i 25 secondi, quando mancano 6 tornate alla conclusione. Al di là delle transenne, pubblico delle grandi occasioni che oggi ha preso d'assalto il centro di Varese per vedere lo spettacolo del grande ciclismo che la società ciclistica Alfredo Binda è riuscita ancora una volta a portare nella città giardino. Sei giri alla conclusione, entrano al lavoro i colleghi della RAI per la diretta. Mentre siamo sui fuggitivi, si affronta nuovamente la salita del Montello. Poco più di un chilometro, ma sul finale di gara rimarrà sulle gambe di questi atleti che l'hanno dovuta compiere per 11 volte. Al chilometro 134 perde il contatto con i compagni di fuga il corridore della CC Polsat, Nikolaj Mikhailov. Poco più avanti vengono ripresi anche Diacenko, Della Cruz e Marcos Garcia. Sulla salita del Montello il gruppo torna compatto quando mancano ancora 65 km alla conclusione. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Thomas James Lokomua, il vincitore della Stramilano 2014. Chiediamo a Thomas un'impressione circa la città di Varese, la città del giardino che oggi ospita la Trevalli Varesine. Thomas, what do you think about Varese? Tell us something about it. I like first of all is to say Varese is a nice place, a nice for me, because all the time when I come to Italy I have to stay in Varese, and I like the view of Varese, the lake of Varese, and it's the best. There is you can watch very beautiful mountains along the when you are on the other side of the lake, so I like Varese, it's a nice place. Ci dice che è una bellissima città, gli piace molto e tutte le volte che viene in Italia fa un salto a Varese qui da noi. Magari gli chiediamo cosa ne pensa del ciclismo, visto che oggi è il giorno della Trevalli. What do you think, Thomas, about cycling? Cycling, I think cycling is the best. For me to watch cycling is the best. I like watching it. I think it's one of the among the sports which also people do, and I like it because even them they like what I'm doing, so I like also cycling, and I like watching them when they're cycling because sometimes I wonder how they are running, very high speed, and then there's a lot of corners. Like for now, I saw them turning very sharp, just wondering them. But I like how they are doing. Those guys, they are doing a nice job. Gli piace molto il ciclismo, gli piace tantissimo guardarlo e spesso e volentieri si domanda come possono fare andare così veloci su quelle due ruotine, e magari gli chiediamo anche per finire perché lui non ha provato la bicicletta invece della corsa a piedi. Why you didn't try to go cycling instead of running? I think every person has is what he likes. For me, I like running very much, and for them they like. And also, also you need to be professional. Maybe in running, I'm professional. For them in cycling, they are professional. But I like riding bicycle, but just for not for competition, just for walking around the bicycle because I like. It's nice for me walking the bicycle. Gli piace la bicicletta, però ognuno ha i suoi talenti, lui pensa di avere un talento per la corsa, quindi gli piace correre, la bicicletta la usa semplicemente per fare piccoli spostamenti. Thank you very much, Thomas. Yeah, thank you, welcome. È bellissimo vedere così tanta gente sui percorso. Durante tutte le tre gare del trittico ho visto tantissimi appassionati, quindi vuol dire che la formula di organizzarlo appena prima del mondiale ha dato i suoi frutti. Complimenti agli organizzatori perché non avevo dubbi, hanno veramente organizzato le tre gare molto bene.
La Binda, insomma, con Renzo Oldani, insomma, sono veramente espertissimi. Insomma, ci sono state altre occasioni da Cittiglio, insomma, tante gare che hanno organizzato, insomma, sono sempre andate molto bene. Ormai è veramente una macchina che funziona benissimo. Ma basta, guarda, il successo lo vedi proprio guardando la gente che c'è, insomma, e anche parlando con gli atleti, insomma, ti rendi conto, insomma, che è una gara che è amata, quella delle Tre Valli. Dopo l'intervista ad Antonio Rossi andiamo alla cronaca delle fasi finali della gara. Maria Ida Piazza, assessore allo sport del comune di Varese, sempre presente alla manifestazione organizzata dall'Alfredo Binda. Migliaia di persone oggi sul percorso, mentre arriva un gruppetto di 11 corridori quando siamo alla suono della campanella. Al comando vi sono Durasek, vincitore della scorsa edizione, Gasparotto della Stana, Caruso della Cannondal, Pozzato della Lampre, Albasini della Orica, Pellizzotti dell'Androni Giocattoli, Buongiorno Colbrelli e Zardini della Bardiani, Finetto della Neri Sottoli e l'inossidabile Rebellin della CCC Polsat. Una decina di secondi di vantaggio per questi 11 attaccanti quando mancano ancora 12 km alla conclusione. Fasi conclusive di gara, siamo all'ultimo giro. Vediamo sul grande schermo, posto in piazza Montegrappa, la scivolata di Gasparotto e Buongiorno, traditi dalle strisce pedonali che con la pioggia diventano come sapone. Poco dopo finisce a terra anche il vincitore dell'ultimo Tour de France, Vincenzo Nibali. A rettilineo d'arrivo per la conclusione di questa 94esima Tre Valli Varesine, partita da Luino e si sta concludendo nel pieno centro di Varese. Ormai è partita la volata dei fuggitivi, al comando la maglia verde di Sonny Colbrelli. Colbrelli al comando, ma si pianta in prossimità dell'arrivo e lo svizzero Michael Albasini lo sorprende in prossimità della striscia bianca. Vince Albasini, secondo Colbrelli, terza posizione per Filippo Pozzato, quarto Davide Rebellin, quinto Damiano Caruso, sesta posizione per Mauro Finetto, settimo il vincitore dello scorso anno Durasek, ottava posizione per Zardini, nono Gasparotto e in decima posizione Antonio Parinello. Albasini vince 5 ore e 14. L'anno scorso ha vinto tre gare, è dell'87, Trittico, Regione Lombardia, primo Simone Ponzi, premia Raffaele Cattaneo alla presenza di Antonio Rossi, alla presenza dei tre presidenti delle società organizzatrici, e poi ci sarà anche il bacio di Laura Bonetti, Miss Piemonte by Miss Italia. Ringraziamo pure Malugani, patron di Ferrovie Nord, sponsor della società ciclistica. Alfredo Binda Varese. Antonio Rossi festeggia Simone Ponzi, un lombardo della provincia di Brescia, vince il Trittico Regione Lombardia. Ponzi da Ghedi. Albasini, svizzero, ex campione d'Europa degli Under 23, a Varese trionfa Albasini, Orica Green Edge. Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio regionale Lombardo. Antonio Rossi, assessore allo sport Regione Lombardia. Renzo Oldani, presidente della Binda, e le altre autorità festeggiano il primo Albasini, il secondo Colbrelli e il terzo Pozzato, e anche per Albasini spumante Astoria. Ruslan Trubayev viene premiato dal presidente dell'Avis Luino per la vittoria nel traguardo volante Avis Luino.
premia Tito dell'arciprete Ruslan Tlubayev, arriva da Astana, Kazakistan. Applauso per lui. Siamo con Michael Albasini, trionfatore di questa 94esima edizione della Trevalli Varesine. Raccontaci gli ultimi istanti di questa Trevalli, gli ultimi chilometri. Sugli ultimi chilometri c'erano un paio di scatti e dovevo guardare che non scappa via nessuno, e però anche che non mi metto in posizione sfavorevole, e alla fine era proprio preso l'ultimo a 25 metri, quindi tatticamente penso che ho fatto tutto giusto. Complimenti. Grazie. Siamo con Renzo Oldani, presidente della Binda, società che ha organizzato questa 94esima edizione della Trevalli Varesine. A ruote ferme, possiamo fare un bilancio di questa manifestazione? Beh, direi bilancio più che positivo. La splendida cornice della Piazza Montegrappa di Varese, di Luino, per la partenza stamattina, con tantissima gente sia alla partenza sia all'arrivo, nonostante il brutto tempo anche oggi, che quest'anno non ci abbandona, direi è un grande successo e ne siamo più che felici. Questo è di buon auspicio per le prossime vostre iniziative, per i vostri programmi. Ma sì, questa mattina abbiamo avuto un incontro portato a seguire la corsa al presidente Maroni, sono veramente orgoglioso di questo fatto, che ha seguito con me le fasi iniziali della corsa. Abbiamo parlato della possibilità di portare il prossimo anno la Trevalli Varesine partendo da Expo Milano, percorrendo l'autostrada per i 90 anni della sua inaugurazione, la prima autostrada al mondo, la Milano Laghi, in senso inverso da Milano verso Varese, nei 30 km del tratto autostradale. Questo sarebbe veramente una vetrina promozionale sia per noi che per Expo, importantissima, anche perché, come ben sapete, oggi ci sono state ben 2 ore e 15 di diretta televisiva, l'unica gara in Italia, oltre alle gare di Pro Tour, che sono state trasmesse in diretta televisiva. Un progetto ambizioso, in bocca al lupo allora. Beh, speriamo, noi abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni, dei nostri sponsor, poi noi ci mettiamo il massimo impegno per far ben riuscire l'organizzazione di una gara così importante. Grazie. Grazie. Siamo con l'avvocato Alberto Caleffi, anche l'avvocato fa parte del direttivo della Binda. Bene, avvocato, vuole concludere questa giornata di grande sport con le sue parole? Ma sì, direi che è andato tutto bene, il pubblico ha risposto sicuramente alle nostre aspettative, il tempo diciamo è stato clemente quasi fino alla fine, però direi che non ha assolutamente rovinato quello che è stato il lavoro diciamo duro e faticoso che tutta la Binda durante l'anno per questa manifestazione, che ormai è diventata internazionale e premondiale quest'anno, diciamo accompagna tutti i vari diciamo responsabili, volontari e quant'altro. Quindi io direi che è andata più che bene, insomma, ecco. Probabilmente è ovvio che le ambizioni sono sempre quelle di migliorarsi, però ogni anno noi ci proviamo e vedo che ogni anno insomma abbiamo sempre un ottimo risultato. Grazie. Prego. Attilio Bianchi, responsabile della logistica e delle strutture qui alla Trevalli Varesine. Sì, abbiamo fatto un'organizzazione divisa in 2 strutture, una per l'organizzazione della partenza a Luino, una per tutta l'organizzazione dell'arrivo del circuito sulla piazza in centro Varese. L'organizzazione di Luino è stata organizzata, come tutta la parola, però messa insieme con l'Avis di Luino, con tutto il personale che hanno messo insieme loro, e insieme abbiamo predisposto tutta la logistica di partenza con un bel palco sul lago e addobbato e decorato con tutti gli striscioni dei nostri sponsor e con delle striscioni lungo le transenne della partenza. C'era anche un gruppo organizzato per una ripresa cinematografica per un film
di una troupe cinese, e quindi avevamo anche la contemporaneità della loro presenza con tutte le loro strutture, avevano anche un drone per i filmati dall'alto, quindi no, tutte queste interessanti connessioni. Qui a Varese è stata un'organizzazione abbastanza delicata, dovendo montare tutte le strutture per gli ultimi 500 metri sulla via Sacco, via Marcovi, piazza Montegrappa, con una logistica bellissima attorno alla aiuola centrale della piazza, tutta la piazza addobbata per il palco di premiazione, tutti i gazebo per i commerciali, così, o degli enti locali che erano presenti sulla piazza. A parte quattro gocce di pioggia, comunque è stata un'organizzazione che è filata via molto liscia, con la delicatezza dell'ultimo giro, quando all'ultimo passaggio abbiamo organizzato tutto lo spostamento delle transenne per creare il rettilineo d'arrivo. È andato tutto bene, mi sembra tutta una bella organizzazione. Complimenti. Grazie. Anna Pezzi, responsabile marketing ed eventi. Ed eventi, buonasera, buonasera a tutti. Siamo molto orgogliosi di questa giornata, che è risultata comunque ottimale sotto tutti i profili, sia dal punto sportivo, perché ha interessato con l'annuncio della squadra che verrà, che rappresenterà l'Italia ai mondiali, e soprattutto perché il pubblico è stato numeroso, ci ha seguito dall'inizio fino alla fine. Siamo molto vicini e ringraziamo le istituzioni e soprattutto gli sponsor dei quali io mi occupo, con marketing legato al territorio e a favore appunto delle strutture, delle situazioni commerciali della città e non solo. Alessandro Brambilla, speaker ufficiale del Trittico Lombardo, nonché della Trevalli. Per il 28° anno consecutivo della Trevalli Varesine, e a tal proposito ringrazio la società ciclistica Alfredo Binda, è stata una grande manifestazione, una scelta vincente quella di cambiare la data al Trittico Regione Lombardia, tre gare con tanti campioni, tre gare veramente elettrizzanti. Quella di oggi è stata spettacolare per tutto l'arco della competizione, i campioni sono usciti allo scoperto ed ha vinto un atleta forte, un corridore generoso, Michael Albasini, che a mio avviso può fare bella figura anche al campionato del mondo di Ponferrada. Una Trevalli Varesine ricca di contenuti anche per la presenza di Davide Cassani col taccuino spianato, malgrado la bella prestazione alla Trevalli Varesine terzo classificato e alla Coppa Bernocchi terzo classificato, Filippo Pozzato è stato escluso dalla nazionale italiana. Filippo comunque è stato bravo, nel finale ha replicato prontamente agli attacchi degli scalatori, si è inserito nella fuga vincente e non si è fatto irretire dalla condotta di gara di alcuni avversari. Bravo Filippo Pozzato, peccato per la mancata convocazione. Anch'io, come del resto ha fatto Davide Cassani, elogio molto Zardini, atleta galvanizzato dalle due vittorie ottenute quest'anno. Ha vinto una bella tappa al Giro del Trentino, ha vinto una tappa al Giro di Gran Bretagna, è stato anche leader in classifica generale. Oggi è stato fortissimo negli ultimi tre giri di questa difficile Trevalli Varesine. Molto spettacolare e con tanto pubblico, malgrado il giorno feriale, malgrado il giorno lavorativo. Viva Piazza Montegrappa, viva la Trevalli Varesine. E ringraziamo Alessandro Brambilla per questa puntuale e lucida disamina della corsa. Ok, grazie a voi. E io avevo previsto un epilogo con 10-11 corridori in fuga, in effetti si sono contesi allo sprint la vittoria 8 corridori, alcuni sono caduti, altri sono rimasti attardati, è stato bravo Gasparotto che dopo la caduta si è prontamente rialzato. Da notare che Vincenzo Nibali, che era in gruppo durante l'ultimo giro, è caduto, si è rialzato ma con evidenti abrasioni tra gluteo e coscia di sinistra e così ha deciso di ritirarsi. Comunque sempre grande Vincenzo Nibali. Convocati per il campionato del mondo in linea di Ponferrada. Attenzione a quanto dichiara il commissario tecnico Davide Cassani. Fabio Arum, Daniele Bennatti, Damiano e Giampaolo Caruso, Sonny Colbrelli, Alessandro De Marchi, Davide Formolo, Vincenzo Nibali, Manuel Quinziato, Giovanni Visconti, Edoardo Zardini. Bravo! L'applauso degli sportivi per Davide Cassani, commissario tecnico dell'Italia. Da Cicli Le Pontia puoi trovare la professionalità e l'esperienza di Giampaolo Cheula,
La produzione Le Pontia ha l'obiettivo di assicurare i più elevati standard qualitativi per ogni tipologia di telaio, carbonio, alluminio, acciaio e titanio. Per i clienti più esigenti si possono creare telai con verniciature personalizzate, agevolazioni sui costi per le società ciclistiche. Da Cicli Le Pontia puoi trovare MTB, biciclette da strada anche per i bambini, inoltre biciclette da ciclocross, da cronometro, pista e molto altro. Tutto questo made in Italy. Vendita online sul sito www.ciclilepontia.it con sede a Crodo in via Circonvallazione numero 15. Giampaolo Cheula ti aspetta!